Oggi la commemorazione di Santa Luisa de Marillac, preghiamo per le suore vicenziane che portano avanti questo ambulatorio, questo ospedale da quasi 100 anni e lavorano qui a Santa Marta per questo ospedale. Il Signore benedica le suore. La carità di Cristo ci sospinge a non vivere più per i nostri stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia sempre con voi. E con il tuo spirito. All'inizio di questa celebrazione eucaristica chiediamo la conversione del cuore, fonte di riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Preghiamo. O Dio sorgente e premio della carità, per mezzo del tuo Figlio fatto uomo, hai dato alla Chiesa il comandamento nuovo dell'amore. Fa che, ad imitazione di Santa Luisa, dedichiamo la nostra vita al servizio del prossimo e siamo da te benedetti nel Regno di Dio, dei Cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutti i confini della terra
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, dice il Signore, e conoscerete la verità. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compierà le opere che io compio, e ne compierà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Abbiamo recitato nel Salmo: cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Ne ha dato vittoria alla sua destra, suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza. Agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Questo è vero. Il Signore ha fatto delle meraviglie. Ma quanta fatica per le comunità cristiane in portare avanti queste meraviglie del Signore. Abbiamo sentito nel passo degli Atti degli Apostoli la gioia, tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore, perché Paolo, gli Apostoli predicavano con forza e lo Spirito lì aiutava.
Ma quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Da una parte c'è il Signore, c'è lo Spirito Santo che fa crescere la Chiesa e sempre cresce di più, questo è vero, ma dall'altra parte c'è il cattivo spirito che cerca di distruggere la Chiesa. È sempre così, sempre così. Si va avanti, ma poi viene il nemico cercando di distruggere. Il bilancio sempre è positivo alla lunga, ma quanta fatica, quanto dolori, quanto martirio. E questo che è successo qui in Antiochia, succede dappertutto nel libro degli Atti degli Apostoli. Pensiamo, per esempio, a Listra, quando sono arrivati che hanno guarito Enea e tutti credevano che erano dei dei e volevano fare dei sacrifici, tutto il popolo con lui. Poi sono venuti gli altri e hanno convinto che non era così. E come finì Paolo e il suo compagno? Lapidati. Sempre questa lotta. Pensiamo al mago Elima, come ha fatto perché il Vangelo non arrivasse al console. Pensiamo ai padroni di quella ragazza che indovinava. E questi sfruttavano bene la ragazza perché lei leggeva le mani e riceveva i soldi che andavano alla tasca dei padroni. E quando Paolo e gli apostoli hanno fatto vedere che questa era una bugia, che non andava bene, subito la rivoluzione contro di loro. Pensiamo agli artigiani della dea Artemisa, che perdevano il negozio perché non potevano fare queste statuine, perché la gente non le comprava più perché si era convertita. E così una dietro l'altra. Da una parte la parola di Dio che convoca, che va a crescere, per l'altra parte la persecuzione. E persecuzione grossa, perché finisce cacciandoli via, picchiandoli. E qual è lo strumento del diavolo per distruggere l'annuncio evangelico? L'invidia. Il libro della Sapienza lo dice chiaro. Per l'invidia del diavolo è entrato il peccato nel mondo. Invidia, gelosia. Sempre questo sentimento amaro. Amaro. E questa gente vedeva come si predicava il Vangelo, si arrabbiava. Si rodevano il fegato di rabbia. Questa rabbia li portava avanti. È la rabbia del diavolo, è la rabbia che distrugge, la rabbia di quel crocifige, di quella tortura di Gesù. Vuol distruggere sempre, sempre. Vedendo questa lotta, anche vale per noi quel detto tanto bello: la Chiesa va avanti fra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del mondo. Una Chiesa che non ha difficoltà, qualcosa manca. Il diavolo è troppo tranquillo,
E se il diavolo è tranquillo, le cose non vanno bene. Sempre la difficoltà, la tentazione, la lotta, la gelosia che distrugge. Lo Spirito Santo fa l'armonia della Chiesa e il cattivo spirito distrugge. Fino ad oggi. Sempre questa lotta, no? E questo anche, qual è lo strumento di questa gelosia, di questa invidia? I poteri temporali. Qui ci dice che i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e sono andate da queste donne nobili e hanno detto: ma questi sono rivoluzionari, cacciateli via. E le donne hanno parlato ad altre e hanno fatto tutto. Le pie donne della nobiltà e anche i notabili della città vanno al potere temporale. Il potere temporale può essere buono, la persona può essere buona, ma il potere come tale è sempre pericoloso. Il potere del mondo contro il potere di Dio. Muovono tutto questo. E sempre dietro di questo, di quel potere, ci sono i soldi. Questo che succede in questa Chiesa primitiva, il lavoro dello Spirito per costruire la Chiesa, armonizzare la Chiesa, e il lavoro del cattivo Spirito per distruggerla, e il ricorso ai poteri temporali per fermare la Chiesa, distruggere la Chiesa, non è che uno sviluppo di quello che accade la mattina della resurrezione. I soldati, vedendo quel trionfo, sono andati dai sacerdoti e hanno comprato la verità, i sacerdoti. E la verità è stata silenziata. Dalla prima mattina della resurrezione, il trionfo di Cristo, c'è questo tradimento, questo silenziare la parola di Cristo, silenziare il trionfo della resurrezione col potere temporale. I capi dei sacerdoti e i soldi. Stiamo attenti con la predica del Vangelo, di non cadere mai, mettere la fiducia nei poteri temporali e nei soldi. La fiducia dei cristiani è Gesù Cristo, è lo Spirito Santo che Lui ha inviato, è proprio lo Spirito Santo, è il lievito, è la forza che fa crescere la Chiesa. Sì, la Chiesa va avanti, in pace, con rassegnazione, gioiosa, fra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del mondo. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. La qualità di noi sia segno della nostra vita, della vita divina di colui che ha voluto assumere. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te
perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a nome e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Padre, l'offerta che questa tua famiglia ti presenta nella solennità di Santa Luisa. E fa che la partecipazione di questo sacramento della carità ci porti a incontrare te, fonte assoluta dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie, Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta innalzare un inno a te, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e cantare insieme la lode della tua carità che così mirabilmente hai manifestato in Santa Luisa. Tu l'hai guidata a soccorrere le necessità dei poveri e in lei hai offerto al mondo una vera testimonianza della tua predilezione per essi. Ora inviti questa famiglia, oggi in festa, a vivere l'insegnamento evangelico della carità per edificare il regno della giustizia e dell'amore in Cristo Signore nostro. Per questo, uniti al cuore di Leange, proclamiamo esultanti la tua lode. Santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati.
fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiate un segno di pace. Thank you.
siate invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Persone che non si comunicano fanno adesso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero in anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Sono già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Oh, sorrow,
Preghiamo. Questa mensa celeste alimenti di continuo la nostra carità, o Signore, affinché imitando Santa Luisa possiamo testimoniare nelle opere la fede che portiamo nel cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Se è finita andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio.